Andrea Braga per MSCT. Tu sei un imprenditore, perché hai scelto di essere qui al festival? Ho scelto di essere a questo festival perché diciamo che credo negli ideali, nei valori che la dottrina sociale professa, e soprattutto è l'unico festival che tratta di questo tipo di temi in Italia, almeno di mia conoscenza. E secondo me è una responsabilità dei nostri imprenditori venire nei posti nei quali la migliore evoluzione, diciamo proprio in termini di conoscenze, di letteratura e anche di esperti, di dottrina sociale della Chiesa, che possa permettere a noi imprenditori poi di applicarla nella vita reale e nelle nostre aziende. E il rapporto tra economia e finanza, e in questi giorni si è parlato spesso di un'economia che, se non è basata su un'etica, è un'economia vana, diciamo. Secondo te qual è il rapporto che ci deve essere tra economia e finanza, tra economia ed etica? Allora, l'economia, il rapporto tra economia e finanza è complesso, perché probabilmente entra in cortocircuito quando manca l'etica nella parte economica, nel senso che la parte finanziaria è semplicemente uno degli elementi con cui si fa impresa e sviluppo. Nel momento in cui si incomincia a dare più importanza alla finanza, probabilmente tutta una serie di valori sono già comunque venuti meno prima e si incomincia a fare profitto fine a se stesso piuttosto che fine finalizzato al bene della comunità. Quindi non è che io mi sento di demonizzare la parte finanziaria. C'è da dire che bisogna imparare ad utilizzarla in modo corretto e questo utilizzo passa dall'apprendere le basi dell'etica, diciamo, comune con la quale fare impresa. Ma secondo te oggi in che modo si può fare impresa? Soprattutto un giovane può oggi fare impresa? Certamente può fare impresa, anzi deve fare impresa. Ci sono tantissime start-up, ci sono tantissimi giovani che stanno avviando nuovi progetti, nuove aziende. Devono imparare, forse assieme a fare business, anche a fare etica. In questo modo non correranno mai il rischio di utilizzare male la parte finanziaria. Al festival si è parlato anche di sviluppo, che anche tu hai parlato, imprese e sviluppo. Cosa significa sviluppo? Solo lo sviluppo economico o c'è un altro tipo di sviluppo che devi guardare non solo un'azienda ma anche le persone che sono al suo interno? Allora, l'azienda si deve sviluppare ed essere e poter competere. Far profitto per le aziende è un punto, diciamo, imprescindibile. L'elemento chiave da comprendere, come diceva il Cardinale, è di utilizzare questo profitto non solamente per scopi individuali, non per l'arricchimento, l'accumulo, ma per l'arricchimento di tutta la comunità, che è lo stesso modo col quale, mutuando il concetto, è lo stesso modo col quale non viene utilizzata la finanza solamente per fini individualistici. Nei momenti in cui si fa imprese e sviluppo sostenibile, tutta la comunità si arricchisce ovviamente anche l'azienda, e questo dovrebbe essere la base dell'economia moderna. Infine, il tuo augurio per i giovani che sono qui oggi al festival, ma che sono anche a Giobbe Orienta, che è un importante evento che insieme al festival in questi giorni si sta svolgendo a Verona, imprese e giovani in dialogo. Qual è il tuo augurio? Io mi auguro che non trovando che loro contribuiscono a migliorare il mondo e a migliorare la nostra economia con i loro progetti, con il loro entusiasmo e con la loro voglia probabilmente di apprendere gli errori che sono stati fatti in passato per non ripeterli. Grazie per le tue parole, un saluto da Andrea Braga. Grazie per MSCTV. Grazie.